a Trieste. Padre e figlio pestati da un trio di bulli in via Domus Civica, il 19enne al naso fratturato, il 42enne la mandibola rotta. Non è possibile vivere nella paura, hanno detto a Tele4. Il Friuli Venezia Giulia resterà in zona rossa sino al 13 aprile, RT sotto l'1, ma i contagi sono alti. Il giorno 7 si torna a scuola, dall'asilo alla prima media. Oltre 20.000 nella prima giornata le prenotazioni delle vaccinazioni per la fascia 70-74 anni in regione. Entro aprile vaccini in farmacia, auspica Riccardi per raggiungere i 10.000 al giorno. La figlia fa il tampone al posto della madre positiva al Covid, denunciate dalla polizia una coppia di colombiane che si erano scambiate prima del test. Ok al bilancio del Comune di Trieste, la maggioranza sottolinea gli investimenti sociali e opere pubbliche, rinvio della Tari, l'opposizione critica parla di compitino senza coraggio. Progetto per una nuova azienda siderurgica alle Noghere, preoccupato il sindaco di Muggia Marzi, il governatore Fedriga Ring respinge le critiche, progetto ecosostenibile. La Pasqua in casa su Tele4, palinsesto ricco, dalla messa di San Giusto allo show tra informazione e spettacolo, i grandi film e il concerto a Montegrisa. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4 che iniziamo con la pagina della cronaca. Un'altra aggressione per futili motivi da parte di una banda di bulli nella periferia est della città. Questa volta ad avere la peggio sono stati padre e figlio, 19 e 42 anni rispettivamente, finiti entrambi all'ospedale. Svegliarsi e avere la paura di uscire di casa per essere pestato o per qualche altra disgrazia non è bello, nel senso non si può vivere così. Lui è Christian, ha 19 anni e le conseguenze della frattura subita al naso verranno rivalutate a giorni dai medici. Il padre Sergio, 42 anni, nella foto a fianco, ha la mandibola rotta e collare ed è stato sottoposto a monitoraggio cardiaco dopo la raffica di calci e pugni subiti. Un pestaggio per futili motivi avvenuto in via Domus Civica, nel cortile delle case Ater di nuova edificazione tra strada Vecchia dell'Istria e via Flavia, proprio di fronte allo stadio Grezzar e al Pala Trieste. Proprio questo è il punto in cui ti hanno picchiato? Sì, un po' più in là però sì, allucinante. Erano passate da poco le 18 di ieri quando Christian rientrava a casa con la sua ragazza. I tre bulli, un 17enne e due ventenni, hanno provocato il giovane senza un preciso motivo, ma quando il ragazzo ha fatto per andarsene si è scatenato il pestaggio. Io come vedete avevo gli occhiali da sole, le cuffie, il cellulare senza motivo, mi sono girato, non me l'aspettavo, mi sono beccato questo pugno, ma cioè, dopo mi sono preso calci. Sono arrivati altri due poi? Dopo sono arrivati altri due, esattamente, ma potevano anche arrivare in 10, cioè non è quello il problema, il problema è senza motivo, cioè non, tutto questo non ha senso, nel senso non... Come è successo a me, poteva succedere a un'altra persona. Christian, urlando, è riuscito ad attirare l'attenzione del padre con cui abita nel nuovo comprensorio popolare. L'uomo è sceso nel cortile per affrontare i bulli, che però non si sono fermati, anzi lo hanno aggredito. È intervenuto che voleva parlare anche lui da persone civili, ma con queste persone è inutile parlare, nel senso... Ga merda in testa e quindi l'unica cosa che vuol fare è alzare le mani. È successo che l'ha presa, nel senso la mandibola rotta, calci e pugni, non fa difficoltà a parlare, quindi non sta bene. La vicenda è andata in scena a poche centinaia di metri di distanza dal punto in cui due mesi fa fu aggredito il nonno Paletta e in seguito la ragazza all'uscita dalla scuola media Caprin. Le bande sono diverse, ma il senso di insicurezza nel rione di Santa Maria Maddalena Inferiore tra Valmaura e Poggi Paese non è per nulla cambiato. Cioè, per fortuna è andata così, poteva andare peggio, cioè questi potevano avere un coltellino, potevano avere un'arma. Cioè... Sulla vicenda indaga ora la polizia che ha il compito di assicurare la giustizia ai tre aggressori. Pagina Covid, i contagi settimanali in base alla popolazione restano ancora alti, in Friuli Venezia Giulia resta dunque in zona rossa, nonostante questo le scuole dall'asilo alla prima media riapriranno in presenza da mercoledì 7 aprile. Laura Bucarella.
Il Friuli Venezia Giulia resta in zona rossa. L'R Conti è tornato sotto quota 1, nel dettaglio 0,98, nel monitoraggio settimanale dal 22 al 28 marzo. Ma l'incidenza settimanale dei contagi in rapporto alla popolazione è ancora superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. È infatti a 274. Il parametro è stato confermato nel nuovo decreto appena varato dal governo Draghi, che entrerà in vigore il 6 aprile. Quindi per la nostra regione si profila ancora la fascia rossa fino al 13. Tra le principali novità del nuovo decreto c'è l'atteso ritorno in presenza anche nelle zone rosse degli studenti fino alla prima media a partire da mercoledì 7 aprile. I presidenti di regione, a differenza di quanto è stato fino ad ora, non potranno emanare ordinanze più restrittive per chiudere le scuole. Niente zone gialle fino al 30 aprile in tutta Italia. Il decreto prevede però una verifica a metà aprile. Se la situazione epidemiologica lo consentirà, si valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus è più contenuta possano tornare in giallo e dunque procedere ad alcune riaperture, in particolare di bar e ristoranti, cinema e teatri. Per questa possibilità, oltre ai dati sui contagi, sarà importante l'andamento della campagna vaccinale. Restano vietati gli spostamenti tra le regioni, a meno che non si abbia una seconda casa. La mobilità è consentita solo per motivi di lavoro, salute e necessità. Sarà sempre possibile rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. Dopo le deroghe per la Pasqua, nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici. Tra le principali novità anche l'obbligo di vaccinazione di chi lavora nelle strutture sanitarie, compresi i farmacisti e il personale di studi privati, con possibilità di sospensione dello stipendio per chi rifiuta. Inserita nel decreto anche la norma che sblocca tutti i concorsi nella pubblica amministrazione. L'ultimo aggiornamento sulla situazione Covid in Friuli Venezia Giulia con il bollettino giornaliero. Nelle ultime 24 ore registrati 720 nuovi casi su 11.623 tamponi, 15 decessi, le condoglianze come sempre da parte della redazione di Tele4 alle famiglie delle vittime. In terapia intensiva 81 persone, meno 1 rispetto a ieri, e negli altri reparti 652 persone, meno 12 rispetto a ieri. Nuovi guariti nelle ultime 24 ore sono 968. Sono invece 20.351 le persone tra i 70 e i 74 anni che nella prima giornata, nella giornata d'apertura della possibilità di prenotarsi, lo hanno fatto in Friuli Venezia Giulia. File fuori dalle farmacie per la prenotazione del vaccino contro il coronavirus, attese per lo più ordinate abbastanza veloci, con l'eccezione di qualche intoppo e quindi file maggiori in alcuni CUP della città. È l'effetto dell'apertura degli appuntamenti per la fascia d'età 74-70 anni, dove la risposta dei cittadini è stata come in precedenza molto partecipativa. Giuro che non pensavo che venisse così veloce, comunque è andato bene. Era andato un'altra farmacia e c'erano 30 persone fuori. Qui ha atteso molto? No, devo dire... Da quando hanno aperto era veloce. Finalmente! Ci credo, mi sembra che sia l'unico modo per uscirne. L'apertura dei calendari per le prenotazioni è figlia della fornitura di vaccini che sta velocizzando la campagna. In regione sono in consegna 25.300 dosi di AstraZeneca, il siero che sarà somministrato a questa fascia d'età, le cui iniezioni partiranno da metà aprile. Attualmente in Friuli Venezia Giulia sono stati inoculati 225.316 vaccini con 78.398 residenti che hanno ricevuto la seconda dose. Per prenotare la vaccinazione per chi appartiene alle categorie individuate o alle fasce d'età per cui sono aperti i calendari, ci si può rivolgere ai CUP delle aziende sanitarie o a quelli delle farmacie, oppure telefonare al centralino dedicato allo 0434 223522. 954, piano. Per chi si fosse perso il numero, ovviamente è qui per tutto il corso del nostro telegiornale. Per raggiungere l'obiettivo delle 10.000 somministrazioni quotidiane di vaccini in regione, che si inquadra in quello nazionale di 500.000 vaccinazioni al giorno, è necessario mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione e in tale contesto le farmacie sono essenziali. Il loro inserimento attivo nella campagna vaccinale è quindi prioritario. L'auspicio, secondo l'assessore regionale alla sanità Riccardi, è di riuscire a renderlo effettivo entro il mese di aprile. Ancora pagina Covid, però, per una notizia di cronaca abbastanza sconcertante. State a sentire.
Madre e figlia, due gocce d'acqua per corporatura e tratti somatici, hanno sfruttato questa forte somiglianza per scambiarsi al momento del tampone. La sostituzione fra la madre 36enne e la figlia di 21 anni è stata però scoperta da agenti in borghese della squadra mobile che pattugliano regolarmente l'area dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, dove vengono effettuati i test da parte di Asugi. Le due, entrambe d'origine colombiana, erano state notate mentre stavano confabulando e si scambiavano i documenti d'identità. Subito dopo la figlia è entrata nella struttura per effettuare il tampone che accerta la positività o meno al coronavirus. Insospettiti, gli agenti hanno identificato le donne, risultate regolarmente residenti a Trieste, e hanno fatto una verifica con il personale sanitario, scoprendo la sostituzione di persona e l'inserimento delle generalità della madre tra le persone già positive al virus. Le due sono state denunciate per il reato di sostituzione di persone in concorso. La madre è stata multata per essere uscita dalla quarantena con il rischio di contagiare altre persone. Alla figlia è stata contestata anche una sanzione amministrativa per essere uscita di casa senza giustificato motivo, data la zona rossa. Tra le altre sanzioni anti-Covid comminate dalla polizia nelle ultime 24 ore, spicca anche quella a carico di una coppia in isolamento fiduciario scoperta a bivaccare all'imbocco della pista ciclabile in via Gramsci. Cambiamo pagina. L'ipotesi di uno stabilimento siderurgico a basse emissioni nella zona delle Noghere preoccupa il sindaco di Muggia, Laura Marzi, cauto anche il primo cittadino di Trieste di Piazza. Staremo attenti a non ripetere gli errori del passato, ha detto a Tele4. Sentiamo. Bocche cucite in regione sulla possibile realizzazione di un impianto per la lavorazione dell'acciaio nell'area delle Noghere. Il gruppo internazionale Metinvest, con sede in Olanda, e la Danieli di Butrio pensano di installare una nuova fabbrica a basse emissioni dietro l'ex Aquila, affacciata al mare grazie alla futura banchina ungherese del porto. Un'operazione approdata oggi in sede regionale, della quale al momento si possono solo ipotizzare le ricadute occupazionali. Si parla di possibili 400 posti di lavoro e gli investimenti previsti circa 60 milioni, ma già emergono le preoccupazioni di chi amministra i territori interessati, a cominciare dal sindaco di Muggia. È una notizia che non può che preoccuparmi. Mi preoccupa, al di là di quella che sarà la ricaduta positiva della quale ho letto e che riguarda i 400 posti di lavoro, preoccupa invece per quelle che saranno e potrebbero essere quantomeno le ricadute negative sul nostro territorio, delle quali mi aspettavo di poter parlare con il presidente D'Agostino prima di doverle apprendere direttamente dal piccolo. Mi auguro che nei prossimi giorni potrò avere un confronto e potrò essere rassicurata. Pur annunciato come stabilimento a basso impatto ambientale, privo di forni inquinanti, la lavorazione siderurgica porta alla mente la Ferriera. Anche il sindaco di Trieste annuncia una vigilanza serrata sull'operazione che si va prefigurando. È arrivata una proposta. Questa proposta sarà esaminata dagli uffici della regione, che poi naturalmente faremo una conferenza dei servizi dove ci verrà spiegato tutto. Per cui sentiamo, non possiamo sicuramente e confondere come al suo tempo posti di lavoro per ambiente. Credo che staremo molto attenti anche dopo la chiusura della Ferriera, però andiamo a esaminare, oggi sappiamo ben poco di questo, la regione esaminerà tutto e poi ci relazioneremo con loro. Però, ripeto, dopo aver chiuso la Ferriera staremo molto attenti che non facciamo altri errori. E anche di questo si parlerà nella prima parte di Ring questa sera con Ferdinando Avarino, che poco fa ha terminato di registrare un'intervista con il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che andrà in onda alle ore 21. Sentiamo il suo commento proprio sul progetto siderurgico alle Noghere. Ci si è spaventati all'idea di avere una nuova ferriera, quando chiudiamo, diciamo, l'aria calda da una parte e ne facciamo da un'altra. Ci spiega esattamente di che cosa si tratta? Intanto non c'entra niente con la ferriera, questo bisogna fare subito chiarezza. Siamo l'amministrazione regionale che ha chiuso l'aria calda, voglio ricordare, se ne parlava da 20 anni. In realtà siamo ancora ovviamente in una fase embrionale, ci auguriamo che possa andare avanti il percorso. Come giunta abbiamo oggi approvato una generalità, ma in realtà è semplicemente una lavorazione di metalli ecosostenibile, quindi non c'è, per capirci, né aria caldo, né giusto, forni elettrici. Non c'è nulla di tutto questo, quindi anzi è un'opportunità di sviluppo di posti di lavoro che penso siano proprio quelle attività non impattanti che possano creare sviluppo, ed è la linea che vogliamo perseguire, quelle attività che tutelino l'ambiente ma che possono ovviamente anche creare posti di lavoro.
Però mi sembra soprattutto il sindaco Marzi, insomma, sia stata sia scettica almeno nella reazione a questa notizia, forse appunto è un'occasione anche stasera per precisare alcuni aspetti, insomma, quindi per non agitare la popolazione, parole un po' dette a Tele4 questa sera. No, a me dispiace che un'amministrazione locale, non conoscendo il progetto, e oltretutto, ripeto, in fase embrionale, inizi subito la stagione dei no. Se un'occasione per dare posti di lavoro, ribadisco, in modo assolutamente sostenibile ambientalmente, perché bisogna dire di no? Perché mi auguro che nessuno ipotizzi che investimenti di questo tipo abbiano un colore politico e non possono pensare semplicemente perché c'è un'amministrazione regionale che sta cercando di dare delle opportunità a Trieste, chi lavora a Trieste, perché è un'amministrazione regionale di centrodestra che dica no a prescindere, almeno conoscesse il progetto, non conosce nemmeno il progetto e già si comincia a dire no, è veramente qualcosa che fa del male al nostro territorio e alla nostra popolazione. Appuntamento dunque stasera Ring, subito dopo la pubblicità, il bilancio comunale approvato ieri sera e anche naturalmente le anticipazioni sulla diretta di Pasqua di Tele4, tra poco. Bentrovati con il nostro telegiornale. Ieri sera il Consiglio Comunale di Trieste ha approvato il bilancio preventivo 2021. Parliamo innanzitutto di quelli che sono i perché della maggioranza. Grazie ai voti della maggioranza il Consiglio Comunale ha approvato ieri il bilancio preventivo per il 2021. 711.382.441,41 euro il totale composto, poi da numerose voci fra capitoli più corposi come quello per il sociale o i lavori pubblici e altri meno impattanti ma non per questo meno nobili. Un bilancio che viene consegnato in assoluta virtuosità, è un bilancio che pareggia 711 milioni di euro, 20 milioni e più rispetto allo scorso anno, che ha nello stesso tempo una serie di investimenti notevolissimi, parliamo di 131 milioni soltanto per il 2021 per le opere pubbliche, a fronte di una riduzione dell'indebitamento e al fatto che non abbiamo venduto azioni ERA. Fra gli emendamenti portati dal Consiglio, 31 totali, di cui 7 dell'opposizione, spicca quello presentato dal capogruppo della Lega Radames Razza, che rimanda al 30 settembre la prima rata della Tari. È stato posticipato il pagamento della Tari al 30 settembre, con una seconda rata al 2 dicembre, poi la terza rata saldo all'inizio del prossimo anno del 2022, oppure il pagamento in un'unica soluzione tutto al 30 settembre. Un'azione pragmatica e virtuosa di questa amministrazione comunale, che nelle proprie competenze è riuscita a dare una risposta concreta ai bisogni dei cittadini. La discussione virtuale della seduta ha toccato diversi punti: Piazza Sant'Antonio, la piscina terapeutica, le aree verdi, il porfido di Barcola e i buoni spesa, con il voto unanime dei consiglieri sulla proposta di Igor Svab del Partito Democratico a destinare i fondi dei gruppi consigliari, 13.000 euro, per i bonus di aiuti ai cittadini. La maggioranza si è concentrata soprattutto su quelli che considera i capitoli più importanti e su cui è stato necessario intervenire. Ci sono fondi importanti, parliamo di oltre 120 milioni di euro sul sociale, le scuole, e andiamo sui lavori pubblici, 130 milioni di euro che consentono di far partire nuovamente per quest'anno delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, oltre a cantieri più importanti che non sto qui a menzionare. Ma perché è importante questo? Perché si dà lavoro alle imprese, le imprese del territorio. Il bilancio comunale, secondo l'opposizione, un compitino senza coraggio, hanno dichiarato ai microfoni di Tele4. Sentiamo perché. Il motivo del nostro voto contrario è sostanzialmente il fatto che abbiamo, come dire, ci siamo trovati un bilancio di ordinaria amministrazione, di gestione del contingente, senza nessun tipo di pianificazione, progettazione, programmazione per il futuro. La capogruppo del Partito Democratico Fabiana Martini riassume il pensiero del centro-sinistra comunale riguardo il voto contrario al bilancio approvato poi ieri dall'aula, aula virtuale per intenderci. Manca programmazione, manca coraggio, mancano spunti al passo con la situazione pandemica. Tuonano le minoranze di cittadini, Open Sinistra FVG, Italia Viva e Partito Democratico. Un documento insomma di ordinaria amministrazione. Qui manca qualsiasi approccio che possa portare con sé il rilancio della città o lo sviluppo. Manca qualsiasi intendimento programmatico che abbia a che fare con quello slogan che il sindaco ha tanto utilizzato durante la sua ultima campagna elettorale,
Cioè lavoro, lavoro, lavoro. Maria Teresa Bassaporopat lamenta la scarsa attenzione alla sistemazione di parchi e giardini pubblici. Sono necessari interventi urgenti, urgentissimi, di risistemazione dei parchi, di risistemazione delle aree gioco dei bambini. C'è un'elencazione di azioni con ovviamente relativo solo relativo supporto di tipo economico, come se fossimo in una situazione di assoluta ordinarietà. Critica anche Italia Viva. Si è scelto consapevolmente di cristallizzare al 2019 perché così non abbiamo dato assolutamente, non è stato dato dalla Giunta e dai consiglieri di maggioranza un buon servizio ai nostri concittadini e concittadine. Siamo stati costretti ad aumentare le rette giornaliere causa l'emergenza pandemica. L'ITIS di Trieste spiega le ragioni di una sofferta decisione che al netto graverà sui residenti e sulle famiglie per circa 3,80 euro in più al giorno. Umberto Bosazzi. Io spero che nei prossimi giorni si chiuda definitivamente il riconoscimento dei costi Covid, perché il settore è stato duramente colpito, e anche se trovi un'intesa rispetto al ristoro che tutte queste strutture aspettano, perché ovviamente sono state duramente colpite anche negli equilibri dei conti. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi stamani, in occasione dell'inaugurazione della stanza degli abbracci nella casa di riposo di Aviano, ha toccato uno dei tasti più dolenti collegati magari indirettamente all'epidemia di coronavirus, l'aumento delle rette cui sono state costrette alcune residenze per anziani, fra cui l'ITIS. Noi abbiamo aumentato il 1° di aprile e porta in base d'anno questo aumento di 5 rette a 3,83 euro. Questo si può consolare, mi dispiace, ma questo è un dato matematico. Un aumento che in un anno significa 1.300 euro in più a gravare sulle tasche dei residenti e delle famiglie che si affidano alla struttura di Via Pascoli. Due le ragioni alla base della decisione, certo non facile: l'aumento dei costi complessivi causato dalla pandemia e la conseguente diminuzione dei posti letto pari al 30%. ITIS, fra l'altro, dovrà procedere ulteriormente per arginare la situazione. Abbiamo già previsto di cominciare ad alienare patrimonio per rientrare in un equilibrio di bilancio che altrimenti non riusciamo a raggiungere. In un simile contesto un dato positivo c'è e riguarda la copertura vaccinale, che all'ITIS è più che buona. Posso tranquillizzare soprattutto i familiari dei nostri residenti che c'è una copertura di gregge, c'è un'attenzione comunque massima con tutti i dispositivi di protezione individuale necessari in questi casi. Parliamo ora delle messe in onda in diretta su Tele4 nella settimana santa. Quest'oggi, subito dopo il telegiornale alle 20.05 nel Giovedì Santo, la Santa Messa nella Cena del Signore presieduta dall'Arcivescovo Crepaldi dalla Cattedrale di San Giusto, subito dopo il TG. Domani 2 aprile alle 15, Venerdì Santo, celebrazione della Passione del Signore, anche questa presieduta dall'Arcivescovo dalla Cattedrale. Alle 20.05, sempre domani, la Via Cruz, organizzata dal settore giovani dell'Azione Cattolica, che si terrà però in forma statica per ottemperare le norme anti-Covid, sempre in cattedrale. Domenica, la domenica di Pasqua, 4 aprile 10.30, la Santa Messa dalla Cattedrale di San Giusto, a cui seguirà la lunga diretta di Tele4 anche con il duo di Macete, il film alle 17.40 a Las Vegas e il TG della sera, a cui seguirà anche il concerto domenica alle 20, il concerto Donna, ecco tuo figlio, le sette ultime parole del nostro Redentore in croce, un concerto promosso dal Comune di Trieste e con il sostegno della Società dei Concerti. Questo spettacolo vuole rappresentare un messaggio di speranza verso un futuro migliore rispetto a quello che stiamo vivendo e vuole essere un supporto concreto da parte dell'assessorato alle pari opportunità al mondo della cultura e dello spettacolo, in particolare alle donne, donne che anche in questo settore si dimostrano ancora una volta eccellenti. Un progetto musicale dal ricco valore artistico, arricchito ancor più di valore spirituale con gli interventi di padre Luigi Moro, un progetto che il Comune ha inteso sostenere
rimanere con interesse fin da subito, proprio per cercare di allietare nella giornata di Pasqua le persone che rimangono a casa. Quindi un'occasione di riflessione, d'ascolto, di pensiero e di spiritualità che verrà messo in onda grazie all'ulteriore vostra disponibilità, che siete parte integrante della comunità cittadina. La composizione Le sette ultime parole di Cristo sulla croce di Franz Josef Haydn sono state composte nel 1786 e gli sono state commissionate per celebrare il venerdì di Passione nella cattedrale di Cadì in Spagna. È una composizione formata da un'introduzione, dalle poi sette parole che sono divise in sette sonate e dal celebre Terremoto. Una composizione molto struggente in cui si sentirà proprio questa sofferenza sia di Gesù Cristo sulla croce e la sofferenza di Maria. E quindi è anche un messaggio che abbiamo voluto dare di speranza a tutte le donne che soffrono di ogni singola violenza subita. Una cittadella per i giovani in Porto Vecchio e una serie di interventi per trattenere i giovani a Trieste. Oggi il Movimento Azione ha illustrato il suo progetto. Sentiamo. Trieste è una città a misura di giovani, sì e no, secondo Azione, che stamani in Porto Vecchio ha illustrato i propri progetti a favore dei giovanissimi, di quelli che hanno meno di 30 anni, categoria che secondo il partito che si richiama Carlo Calenda in realtà trova poco in città. Due i progetti. Il primo, trasformare il Porto Vecchio in una sorta di cittadella per i giovani. Un posto in cui i giovani possano formarsi, al di là delle offerte delle scuole, dell'università, quindi con dei corsi integrativi specializzati, possano trovare posti di socialità, possano trovare posti per lasciare andare liberamente la loro creatività, possano trovare un posto dove sviluppare nuove aziende, nuove start-up, anche in collegamento con i centri di ricerca, eccetera. L'altro guarda l'università, la necessità di trattenere più studenti possibile alla fine del loro percorso di studi, per ovviare, fra l'altro, ad un altro problema che rischia di incistarsi sulla città. Creando delle strutture, dei percorsi professionalizzanti e paralleli all'università, in parallelo con quello che sono le attività, l'imprenditoria locale, sviluppare dei percorsi che portino questo flusso di persone a rimanere nella nostra città. Quindi invertendo, partendo dai giovani, il calo demografico che sembra al momento irreversibile. Ancora un colpo per Maxino. Nella puntata di lunedì scorso di Macete è andato in onda l'ultimo dei suoi centoni dedicato alla DAD, la didattica a distanza, che è diventato subito virale. Quando i bambini fanno dad è un po' un casino. Quando i bambini fanno dad io mi deprimo. Maxino, una ne fa, cento ne pensa. Il musicista triestino, metà di Macete, ha colpito ancora con uno dei suoi centoni e stavolta il bersaglio è la didattica a distanza. Quando i bambini fanno dad c'è la maestra che perde un po' il controllo. Spegnete quel microfono, se no qualcuno stavolta lo prendo per il collo. Sulle note di I bambini fanno O, brano di Povia, armato della sola chitarra d'ordinanza, Maxino sciorina tutte le problematiche cui una famiglia deve far fronte da qualche mese a questa parte, alle prese con collegamenti che non funzionano e tutto quello che appunto molti conoscono per averci quotidianamente a che fare. Il brano è andato in onda durante la puntata di Macete di lunedì 29 marzo e già la sera era stato scaricato e stravisto nelle numerose chat di classe sorte in seguito alle didattiche a distanza, ma non solo, a dimostrazione che ancora una volta Maxino e Flavio Furian sanno dove e come colpire con la loro ironia. Papà, che strano che non lavori, che roba strana, ma me la spieghi, chiedilo a Draghi. La Santa Messa del Giovedì Santo, domani mattina Sveglia Trieste, l'appuntamento con le nostre domande dedicate ai cani e alla storia di Trieste, e alle ore 21 c'è Ring. Restate con noi, restate su Tele4.